Una delegazione di Termoli, capeggiata dal sindaco e presidente della provincia di Campobasso Francesco Roberti e da padre Enzo Ronzitti, ha raggiunto Kociuv in Polonia, città gemellata con quella adriatica, per la consegna del materiale scolastico ai bambini dell'Ucraina. Una raccolta che era stata avviata nello scorso mese di settembre in occasione della visita del primo cittadino di Kociuv proprio a Termoli per rinsaldare il gemellaggio ventennale avviato da padre Ronzitti della parrocchia di San Pietro e Paolo. Giusto onorare il gemellaggio e fare la nostra parte, le parole del sindaco Roberti raggiunto dal giornalista Emanuele Bracone prima della partenza. Abbiamo fatto quest'anno la ricorrenza del ventennale, ma come sempre Termoli dimostra un grande cuore, una grande solidarietà, e altrettanto loro nei nostri confronti hanno una forte stima ed amicizia, quindi ben venga e che ben sia duratura questa amicizia. Termoli si conferma una città solidale grazie anche al prezioso contributo delle associazioni di volontariato. È importante rispettare quel patto di gemellaggio che abbiamo fatto, di scambiarci le visite e di poter consegnare anche personalmente ai ragazzi ucraini che sono ospiti ad Kociuv, sono circa 450, per poter in qualche modo concretizzare l'opera di carità che abbiamo vissuto qui a terra. La città è generosa, prende sul serio alcune iniziative e le vive fino in fondo. Poiché il ricavato sia poco o molto, è il cuore quello che conta, quindi direi che questo è quello che ci ha misurato in questi giorni quando abbiamo avviato questa raccolta, e devo dire che al di là della gente, chi ci ha dato veramente una mano e ha fatto presenza di carità è stato il volontariato, quindi le realtà come la Misericordia, l'Arca, la Valtrigno e tutti gli altri che si sono dati da fare hanno fatto in modo che un meeting di calcio diventasse una buona opera di carità verso i bambini ucraini. Padre Enzo Ronzitti si è detto pronto a portare l'abbraccio della città di Termoli ai più piccoli. Avranno un abbraccio nostro come l'abbraccio di tutta la città, specialmente a partire dai più piccoli, che sono i 3-4 anni, che saranno quelli più amati e più visitati nel nostro giro, perché non ci dimentichiamo che la scuola dell'infanzia in Polonia è dedicata alla Montessori.